Buongiorno cari Quiriti, e oggi parliamo di un argomento bello tosto, la damnatio memoria. Allora, praticamente in che cosa consiste questa damnatio memoria? Viene usato soprattutto all'inizio, diciamo, dell'età repubblicana. Cancella una persona da tutti i documenti esistenti che contengono la nomina con l'obiettivo, diciamo, di mantenere l'onore di Roma. A Roma si dava importanza all'immagine, no? Come lo sapete, cari Quiriti, e soprattutto alla reputazione di cui godeva il cittadino romano. Durante la Repubblica era riservata alla classe più elevata, quindi il nome viene cancellato del condannato. Se il Senato poi era d'accordo, si cancellavano gli atti compiuti da quel condannato. Questo in età repubblicana. In età imperiale si estese agli imperatori uccisi. I loro nomi furono cancellati dalle opere sulle quali erano iscritti statue. Quindi, le statue vengono distrutte, i loro volti sono sfregiati nei ritratti di famiglia e ne ricordiamo alcuni famosi, andate a vedere tra l'altro i miei video, quelli di Caligola, Nerone, Domiziano e Messalina. Si protrae anche nel Medioevo coi papi, quindi Quiriti va avanti questa condanna, no? La damnatio memoria. Va avanti il Medioevo coi papi, si dice che Papa Formoso, una volta morto, cosa succede? Viene esumato il cadavere, viene vestito con i suoi abiti da papa, viene messo sul trono, al posto del Papa Formoso risponde alle domande un diacono. Il risultato qual è, Quiriti? Che gli tagliano le tre dita che aveva usato per le benedizioni e poi viene gettato nel Tevere. Soprattutto è importante questa condanna perché addirittura in epoca moderna viene usato anche contro le ideologie politiche come quelle nazifasciste nei paesi in cui esse erano state adottate. Ecco, cari Quiriti, abbiamo visto questa pratica, è importante perché va dalle età repubblicane e addirittura all'età del nazifascismo, quindi era stata attuata da molti, molti, molti popoli e molte nazioni. Il cittadino romano ci teneva all'immagine, ci teneva alla reputazione. Se tu facevi qualcosa che non andava bene, non difendevi la reputazione di Roma, il Senato attuava questa pratica. Ok, ciao cari Quiriti, siamo arrivati a quota 300 iscritti, andiamo verso i 400. Iscrivetevi al mio canale YouTube Aeterna Roma. Ci vediamo martedì prossimo. Ciao e forza Quiriti!